Nella giornata di oggi Fabrizio Romano ha rilanciato una notizia molto interessante che ha a che fare con la Juventus e con una firma importante, perché la Juventus mette a segno, potrebbe mettere a segno una, o meglio, mettere nero su bianco una firma molto importante. Scopriamo tutto nel dettaglio qui se facciamo il New Sport. Io, come sempre, vi ricordo, qui sarete sempre aggiornati in maniera costante e gratuita. Se vi va, iscrivetevi al canale e lasciate like ai contenuti. Andiamo diretti verso quella che è la notizia. Perché? Perché ci sono novità interessanti in merito alla Juventus, soprattutto a un calciatore che potrebbe firmare presto con la Juve. Perché? Perché sappiamo che la Juventus quest'estate ha vissuto un periodo un po' particolare, in cui ha visto dei colpi importanti in attacco con Cesao, Nico Gonzalez, la conferma e la 10 a Yıldız, a centrocampo con Thuram, Douglas Luiz, anche se in questo momento viene visto come un giocatore un po' così, ma secondo me alla lunga vi dimostrerà e ci dimostrerà che è un signor giocatore, e Theon Koopmeiners. E in difesa colpi un po' meno entusiasmanti. È vero che alla lunga Kalulu, gente come Kalulu, ha dimostrato di essere un signor giocatore, però inizialmente i nomi erano altri. Si parlava di Todibo, di Calafiori, nomi più importanti. Ed era quasi messo da parte il nome di Gatti, considerato uno che, vabbè, col gioco di Motta c'entra poco. Ed invece Gatti si è presa poco a poco la Juventus per mano, diventando ora ancor di più, dopo l'infortunio di Gleison Bremer, che lo terrà fuori per quasi un anno, il leader della difesa. Probabilmente la Juventus questo lo ha notato, e ha notato anche una crescita esponenziale in Gatti, che forse neanche lui si aspettava questa crescita, forse neanche lui si aspettava questo veloce e rapido adattamento nel tipo di gioco di Thiago Motta, a tal punto che secondo me la Juventus è rimasta sorpresa. Si aspettava un Gatti forse più simile al gioco, o meglio più adatto al gioco di Allegri e meno a quello di Thiago Motta. Niente di più sbagliato, perché sta facendo anzi meglio con Motta rispetto a quanto fatto con mister Allegri. La notizia che dà Fabrizio Romano è che la Juventus è ad un passo dal prolungare un rinnovo di contratto importante per Federico Gatti, che firmerà un contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2029. Tra l'altro Gatti aveva rinnovato anche da poco, e quindi già su di lui la Juventus aveva puntato in maniera decisa, in maniera importante, però aveva un contratto fino al 2028. Questo ulteriore rinnovo proposto dalla Juventus serve non tanto per allungare la data e quindi eventualmente evitare di perderlo a zero, tutte queste robe qua, ma semplicemente perché avrà un aumento di ingaggio. L'aumento di ingaggio, che tra l'altro proprio nel periodo in cui è nata la FIA, quindi tanti auguri Federico, non soltanto il rinnovo per un altro anno, ma anche adeguamento del contratto. Andrà infatti a ricevere una cifra pari a quasi 2,5 milioni di euro all'anno. Rispetto al milione, milione e mezzo che guadagnava quando è arrivato, beh, è un bel salto di qualità. Quando è arrivato guadagnava un milione. Se la Juventus ti porta poi a rinnovare per 2 milioni e mezzo dopo che ne guadagni uno, vuol dire che in quel periodo hai fatto bene, vuol dire che ti sei meritato quella crescita. Crescita che ha portato la Juventus addirittura, secondo Fabrizio Romano, a rifiutare delle cifre importanti pari o addirittura superiori a 20 milioni di euro quest'estate. Perché? Perché Thiago Motta ha visto fin da subito in lui delle qualità importanti, intanto da leader, cosa che non si aspettava. Vedendolo da vicino, secondo me si è reso conto che Gatti è davvero un leader, e lo sta dimostrando oggi forse ancora di più rispetto a prima, perché prima il leader difensivo era Bremer. Oggi vedremo, o meglio da qui in avanti vedremo, quanto può essere leader Gatti. Soprattutto la Juventus ha rifiutato delle cifre che potevano anche aiutarti a comprarne un altro difensore, ma la Juventus ha detto no, ci crediamo in Gatti, crediamo nelle sue potenzialità e crediamo che possa diventare un difensore altro che 20 milioni, può diventare un difensore più importante rispetto a banalmente 20 milioni. Lui, tra l'altro, ricordiamo, è arrivato nel gennaio del 2022, quando in realtà la Juventus lo prende anticipando nella stessa estate, o meglio, lo stesso finestra di mercato in cui arriva Vlahovic, solo che però lo prende al Frosinone, che era in Serie B, lo lascia al Frosinone, diciamo per tutto l'anno in prestito, e poi lo prende la stagione successiva, e soffiandolo tra l'altro al Torino, che aveva da poco perso tra l'altro Bremer, venduto alla Juve. Quindi, come vedete, un incastro particolare. Bremer e Gatti devono giocare insieme al Torino, ora si ritrovano a giocare insieme alla Juve, e Gatti però dovrà prendere quasi il posto di Bremer, non tanto a livello tattico, tecnico, quanto a livello proprio di leadership e di carisma, perché in difesa prima era Bremer che guidava tutti gli altri. Ora, senza Bremer, le cose si complicano. E quindi, secondo me, questa, da parte della Juventus, è anche una mossa per dare
ancora di più fiducia a questo ragazzo e ancora più valore, facendogli capire: ora noi puntiamo forte su di te, non ci deludere, perché senza Gatti abbiamo bisogno necessariamente di te, delle tue giocate, della tua personalità, della tua leadership, ma anche della tua crescita, perché sta crescendo Federico Gatti. Io vi dico la verità, il primo anno quando è arrivato Federico Gatti alla Juventus e ha fatto le prime partite, non mi sembrava un giocatore esattamente da grande squadra. Sembrava un giocatore ancora un po' acerbo, sembrava un giocatore ancora un po' inadatto, ancora un po' grezzo. Poi però l'accordo, questo accordo tra Juve e Frosinone ha portato invece alla Juventus un signor difensore. Tra l'altro ricordiamoci che la Juventus lo prese nel gennaio 2022 dal Frosinone per la cifra di 9 milioni di euro, che oggi sembra una cifra ridicola, ma ai tempi prende un difensore dalla Serie B per 9 milioni era una cifra anche abbastanza importante. Lui arrivò guadagnando 1 milione, poi la Juventus lo rinnovò fino al 2028 dandogli un ingaggio di 1,5 milioni. Oggi questo ulteriore rinnovo, da 1,5 a 2,5 quasi, in realtà sono 2,3, 2,4, porta a una crescita, contrattualmente parlando, importante, che lo porta quindi anche a dargli un attestato di stima decisamente importante. Al suo fianco io credo che da qui a, almeno fino a gennaio sicuramente, ci sarà Kalulu, quindi la coppia su cui punterà sarà Gatti-Kalulu. Thiago Motta, da gennaio in poi secondo me qualcosa si cercherà, perché già in estate non hai preso i difensori che cercavi, hai rimediato su Kalulu, che poi si è rivelato un ottimo giocatore, però non era l'idea principale che avevi, ossia Calafiori. Se poi oltre a quell'idea era la Juventus, era fare l'anno con Bremer e Calafiori, se poi tu ti ritrovi con Gatti, Kalulu, perché non soltanto è arrivato Calafiori ma si è fatto male anche Bremer, secondo me in inverno, a gennaio in particolar modo, dovrà intervenire sul mercato, chiaramente cercando di cogliere le opportunità, così come ha detto proprio Cristiano Giuntoli nel pre-partita, proprio della partita pareggiata proprio prima della sosta contro il Cagliari. Ha detto: cercheremo di capire se hanno delle opportunità da cogliere, diversamente rimarremo così. Cioè, tradotto, ha detto: se c'è qualche occasione noi ce la andiamo a prendere. Un po' l'occasione poteva essere anche Kalulu, Kalulu era un'occasione e l'ha colta perfettamente, perché Kalulu è un giocatore che fino a quel momento non solo calcolava nessuno, diciamo così, era un giocatore che non sembrava essere all'interno di varie trattative, e poi invece è arrivato per una cifra anche abbastanza abbordabile. Perché? Perché era messo fuori rosa da Fonseca, che non lo riteneva, diciamo, adeguato al suo tipo di calcio. Detto ciò, Gatti vicino al rinnovo, si parla di un rinnovo intorno ai 2,5 milioni, quindi una cifra importante, una cifra che lo porta a essere ancora di più un leader della Juve di Thiago Motta.